gentil omaggio, bentornati, video così mentre cammino, perché ho delle robe da fare, ma volevo esprimere un parere, un pensiero che così mi è sorto durante la notte. E no, non è vero, stamattina così pensando ho detto, l'avete già detto dal titolo, ci serve davvero Botman? Ci serve davvero? Allora, si fanno tanti nomi in generale per il mercato estivo, e diciamo che questa considerazione infatti parte da Renato Sanchez, perché tanti vorrebbero Renato Sanchez al posto di Kessié, che è un giocatore secondo me molto forte, che mi piacerebbe tantissimo al Milan, capigliatura spaziale, probiotica, però non lo so, perché il concetto è che non abbiamo soldi illimitati, non abbiamo spazio in rosa, diciamo, infinito, e quindi bisogna fare delle scelte. E di fronte a questo io ho pensato che probabilmente il centrocampo Tonali Bennacer va bene, diciamo così, certo, io ovviamente mi piacerebbe avere qualcosa di più, ma se me con una buona moncadata riusciamo ad avere un ottimo centrocampo anche con questi, calcolando che arriva anche Adli. E poi l'altra cosa è appunto che stavo ragionando su Botman. Allora, io sono dell'idea che se il Milan, se la dirigenza sceglie di fare un colpo, ed è un colpo che può stare al Milan, un giocatore che può stare al Milan potenzialmente per 10 anni, ok, 15 anni, beh, dipende, però un giocatore veramente di grandissimo livello, stile tutti i grandi colpi che ha fatto questa dirigenza, cosa che io provo. E quindi diciamo che mi va bene Botman, solo non ho scelto Botman, mi sembra in quest'ottica, però faccio anche un altro ragionamento. Botman arriverebbe in teoria in estate, l'avremmo già bloccato secondo alcuni, però insomma sarebbe un giocatore, abbiamo già un mezzo discorso, però da fare in estate. E io mi domando, ha senso prendere Botman? Comunque calcolate che noi l'anno prossimo ci recuperiamo anche Kier, adesso bisogna sempre vedere come uno recupera dall'infortunio, magari come quest'anno, comunque magari Kier ti fa due partite su tre, non te le fa tutte, però proprio per questo io anche in difesa, anziché andare a spendere 30 milioni su Botman, che è un prospetto che sarà fortissimo e tutto, proverei anche qui a prendere una moncadata, cioè un giocatore, adesso qui si parla di Steve, di Tio, giocatori giovani alla Kalulu che possono, diciamo, sostituire Kier quando non c'è, e che poi alla fine, quando Kier pian piano smetterà di giocare sempre di più, insomma giocherà sempre di meno, potranno sostituirlo. E quindi giocatori molto futuribili, ancora acerbi, che però poi in un futuro ci serviranno, anche perché noi al momento non abbiamo così tanta necessità, no? E quindi io per questo che sostanzialmente in estate avrei fatto un'altra cosa, cioè scusate, in estate, nel mercato di gennaio avrei fatto un'altra cosa, cioè avrei semplicemente acquistato un difensore esperto per questi 6 mesi, un Godin, un Yoshida della Samp in prestito, cioè avrei fatto la cosiddetta meitata, anche se meitata non è che fosse proprio espertissimo, però avrei fatto questa cosa qua, perché secondo me è questo che ci serve. Oppure, va bene, se vogliamo facciamo anche la moncadata a gennaio, tipo Tio, tipo Steve, questi giocatori qua, ma io vi dico la verità, anziché investire su Botman e su Renato Sanchez, che sono due giocatori che mi piacciono, ci mancherebbe altro, io prenderei totalmente una punta forte e prenderei una alla destra forte. Poi per altre due cose si possono anche prendere giocatori non affermati, giocatori sconosciuti da scoprire, da sgrezzare, eccetera. Questo è un po' il mio parere. Io so che poi dopo, quando uno dice io non voglio questo giocatore, non voglio questo, non è che non li voglio, non li comprerei, è sempre un po' magari preso male, cioè nel senso che capisco che fare mercato piace a tutti, però bisogna anche pensare che non c'è il budget infinito, che le nostre risorse non sono infinite, eccetera eccetera. Quindi questa è la mia unpopular opinion, come direbbero i Bagliazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate, un Abruzzo. Forza Milan!